Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video extra, un video fuori programmazione dove vi parlerò del film Voldemort e le origini del male. Ero già qui, stavo registrando il video del martedì di Harry Potter e quindi mi sono detto perché non parlare di questo film che ho visto giusto ieri sera e quindi ragazzi ho voluto cogliere questa occasione per fare una cosa diversa dal solito. Bene, cominciamo a parlarne. Questo film, ragazzi, è già disponibile in modo totalmente gratuito su YouTube, quindi in questo video ci saranno spoiler, visto che non dovete andare al cinema a guardarlo, è totalmente gratuito e dura solamente 50 minuti, do per scontato che già quasi tutti l'abbiate visto. Chi non l'avesse fatto trova il link sotto in info box e poi magari può tornare a vedere questo video. Bene ragazzi, come vi dicevo, si tratta di un film che è basato sulla storia di Voldemort. È un film che è stato tratto da Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Infatti in questo libro, per chi non l'avesse mai letto, viene raccontata molto della storia di Voldemort, tutta la sua adolescenza, la sua infanzia e molte cose che ritroviamo anche in questo film. Quindi lo spunto è partito proprio da questo volume qui, perché in molti, quando siamo andati al cinema a vedere questo film, Harry Potter e Principe Mezzosangue, siamo rimasti abbastanza delusi dal non vedere tutta la parte dei ricordi di Silente relativi a Voldemort, perché è davvero una parte sostanziale di questo libro. Bene, questi ragazzi italiani hanno deciso di girare questo film e quindi ci racconta di come Voldemort è entrato in possesso delle quattro reliquie delle quattro case di Hogwarts, quindi la coppa di Tasso Rosso, il diadema di Corvo Nero, il medaglione di Serpeverde e in un certo senso la spada di Grifondoro, che lui comunque cercava ma che non è mai riuscito ad ottenere alla fine. Quindi ragazzi, diciamo che la premessa è questa qui. In questo film ci sono dei personaggi inventati dagli autori, dal regista, da chi ha sceneggiato questo film e si tratta di altri tre eredi. Come sappiamo, Voldemort, Tom Riddle, era l'erede di Serpeverde. In questo film troviamo anche altri tre ragazzi e questi ragazzi sono gli eredi di Tasso Rosso, Corvo Nero e Grifondoro. In particolare l'erede di Grifondoro è una ragazza di cognome McLaggen. Bene ragazzi, questa ragazza, in poche parole, è innamorata di Tom Riddle e cercherà in tutti i modi di redimerlo dalla sua parte malvagia. E questa ragazza è la protagonista di questo film, viene catturata in Russia perché sta cercando di recuperare il diario di Tom Riddle e quindi questa ragazza per recuperarlo viene catturata e viene messa sotto torchio, viene interrogata tramite il Veritaserum e quindi questa ragazza comincia a raccontare la storia di Tom Riddle. Loro andavano a scuola assieme ad Hogwarts, lei era al secondo anno e Tom era al settimo anno. Ebbene, questa è una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso perché nei flashback questa ragazza appunto dice a Tom Riddle di essere una studentessa del secondo anno e ragazzi, lasciatemelo dire, dovrebbe avere circa 12-13 anni, ma l'attrice ne ha ben più di 25 secondo me. Quindi diciamo che il cast poteva essere fatto in modo migliore, soprattutto questa ragazza era davvero troppo avanti con gli anni per poter interpretare una tredicenne. Quindi da questo punto di vista magari si poteva fare qualcosina di più. Il cast non mi ha fatto impazzire, tranne che per il ragazzo che interpreta Lord Voldemort, che mi è piaciuto tantissimo, e mi è piaciuto anche il ragazzo che interpreta Corvo Nero, l'erede di Corvo Nero. L'idea comunque secondo me è molto molto carina, mi sono piaciute le ambientazioni, mi è piaciuto moltissimo il comparto grafico, gli effetti speciali, la fotografia, effetti speciali davvero che secondo me in alcuni film ad alto budget italiani neanche si sognano davvero, perché sono davvero molto ben fatti, mi sono piaciute le luci, mi è piaciuto davvero tutto dal comparto visivo di questo film, magari un po' meno la recitazione, ma vi ripeto, ci sono film italiani che arrivano al cinema che sono davvero 10 volte inferiori rispetto a questo film qui. Peccato duri solamente 50 minuti, mi sarebbe piaciuto fosse durato almeno un'altra ventina di minuti in più e mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere Tom Riddle suddividere la sua anima e vedere il processo che porta alla creazione di un Horcrux, perché appunto si parla degli Horcrux e ci sarà alla fine anche un bel colpo di scena perché la McLaggen sul finale si rivelerà essere Tom Riddle, che si fa già chiamare Lord Voldemort, e devo dire anche gli effetti speciali, anche in questo caso molto carini, anche se non ho apprezzato moltissimo il fatto che
abbia ottenuto con così estrema facilità il diario di Tom Riddle, perché questo Auror russo, inizialmente molto brusco, molto burbero, crede alla storia raccontata dalla McLagan perché è sotto Veritaserum e quindi lui comprende che per forza debba dire la verità. Ma devo dire che è stato un po' troppo semplice il fatto che lui abbia creduto a questa storia, abbia preso il diario e gliel'abbia dato così in due minuti, su due piedi. Diciamo che sarebbe potuto essere un pochino più complicato ottenere questo diario, ma vabbè, prendiamolo per buono. In generale, secondo me, la storia regge, è un film molto godibile, dura poco, come vi dicevo, circa 50 minuti, lodevole il fatto che sia stato realizzato senza scopo di lucro, sia stato messo gratuitamente su YouTube perché Warner ha voluto così, inizialmente aveva bloccato il progetto e poi sono giunti ad un accordo, il film poteva andare su internet, poteva essere diffuso, ma senza scopo di lucro. Secondo me è stato davvero un bel lavoro, per essere un film fan-made è fatto davvero bene, quindi secondo me ne vale la pena guardarlo. Come vi dicevo, ho visto film ad alto budget realizzati molto molto peggio qui in Italia, quindi tanto di cappello a questi ragazzi che si sono impegnati tantissimo. Conosco più di una persona che ha lavorato a questo film, mi sono passato un po' il tempo a leggere i titoli di coda e tante persone che sono legate al fandom di Harry Potter hanno collaborato a questo film sotto diversi aspetti. Ragazzi, la scena che mi è piaciuta di più di questo film è sicuramente quella di quando Tom Riddle va ad acquistare la coppa di Tasso Rosso a casa della zia dell'erede di Tasso Rosso, che come vediamo nel film viene assassinato in circostanze anomale, e poi Tom Riddle capisce che questa donna possiede anche il medaglione di Serpeverde, perché questa donna avanti con l'età è infatuata di questo bel ragazzo, e quindi poi lui finisce per uccidere anche questa donna, e questo si ricollegherà, se non sbaglio, proprio al libro, quando il suo elfo domestico viene accusato di questo omicidio e l'elfo stesso poi si toglierà la vita. Se non ricordo male, questo è raccontato anche all'interno del libro del Principe Mezzosangue, che non leggo, ragazzi, da una vita e devo per forza recuperare tutta la saga. E poi, ragazzi, cos'altro c'è da dire? Io ho preso qualche appunto qui sul mio computer. Bene, il film ha già raggiunto 1.8 milioni di visualizzazioni e non è neanche uscito da 24 ore, quindi un successone a mio parere. Il budget di questo film era solamente di 15.000 euro e se non sbaglio è stato raccolto con un crowdfunding, quindi anche in questo caso, ancora una volta, tanto di cappello ai ragazzi. Ho letto che ci sono state diverse lamentele dagli americani, dagli inglesi e comunque dagli stranieri in generale, perché il doppiaggio inglese è stato fatto fuori sync. Nonostante il film sia recitato in inglese, naturalmente è stato ridoppiato poi in post-produzione, come avviene per tutti i film, anche quelli italiani, e quindi c'è stata una piccola sfasatura in questo doppiaggio che io sinceramente non ho colto ieri sera, ma se tutti si sono lamentati sarà anche vero. Però, ragazzi, pazienza, noi italiani siamo abituati a vedere film doppiati da una vita, tutto fuori labiale, quindi se per una volta gli inglesi si beccano un film doppiato, pace a voi, ragazzi, chi se ne frega, guardatevelo e godetevelo, perché noi guardiamo film doppiati da una vita, e nonostante il film sia fatto in Italia, noi lo abbiamo visto sottotitolato. E questa cosa la trovo giustissima, anche se alcuni sono lamentati perché il film è girato in Italia e questo film però è recitato in inglese. Beh, ragazzi, grazie, mi viene da dire grazie al piffero, perché questo film, se fosse stato recitato in italiano, naturalmente non avrebbe raggiunto in meno di 24 ore 1.8 milioni di visualizzazioni, perché lo avremmo visto solo in Italia e che, puntando in alto, saremmo arrivati a 100.000 visualizzazioni se fosse diventato virale nel giro di 24 ore. Quindi hanno fatto benissimo a farlo in inglese, perché naturalmente così si può espandere a macchia d'olio in tutto il mondo e sicuramente anche J.K. Rowling ci butterà un occhio. Io di questo ne sono sicuro, perché nonostante Warner non abbia rilasciato a quanto pare nessuna dichiarazione, però sono sicuro che gli addetti ai lavori l'avranno anche visto questo film, e secondo me anche Warner più avanti ci proporrà delle cose del genere, perché una volta esaurita tutta la saga di Animali Fantastici e Dove Trovarli, si inventeranno qualcos'altro, e ancora c'è tantissimo materiale sia con le origini di Voldemort, ma anche con i Malandrini, come sappiamo bene, e anche con tantissimi altri libri. Ci sarebbe il Quidditch attraverso i secoli, le fiabe di Beedle Bardo,
ragazzi, materiale ne abbiamo davvero tantissimo e quindi a film siamo messi più che bene, secondo me. Ebbene ragazzi, in conclusione vi dico che a me il film è piaciuto, gli do un bel 7 perché è un prodotto fan-made e quindi ha un punto in più di base per quello che mi riguarda e quindi ve lo consiglio caldamente, nonostante ci siano delle parti che magari non mi sono proprio piaciute tantissimo, come le scene di combattimento, ma quelle secondo me c'è bisogno davvero di tanto allenamento, c'è bisogno di essere proprio degli attori, degli stuntmen, di essere seguiti da maestri di scherma, perché come è stato fatto nei film di Harry Potter c'erano appunto dei maestri che insegnavano a combattere con le bacchette, perché venivano eseguite proprio delle mosse appartenenti alla scherma, e in quel caso tutto avviene in modo più fluido, più schematico. Qui si vedeva che era un po' più legnoso il combattimento, ma ci sta tutto anche questo, ragazzi. Non possiamo pretendere un film hollywoodiano e quindi ancora una volta vi dico, va bene tutto. E ragazzi, quindi mi è piaciuto, come vi dicevo, ve lo straconsiglio, vi lascio il link sotto per poterlo guardare, io aspetto un vostro parere, quindi fatemi sapere sotto nei commenti se a voi vi è piaciuto, che voto gli date, fatemi sapere tutto quello che vi pare e piace, siamo qui per discuterne. Io adesso smetto di registrare questo video e riprendo a registrare quelli della programmazione ordinaria. Ragazzi, un saluto e ci vediamo prestissimo, ciao!